Nuovo ordine mondiale. Continuiamo. Mario Diana, la serie romantica che più vi è piaciuta in assoluto? Domanda bonus. Chi è il più quotato fra le ragazzine col cazzo? Questa è difficile, questa domanda bonus. Prima facciamo la normale. Innanzitutto, serie romantica. Boh, Ore Monogatari, per esempio, in questo periodo l'ho guardata, mi è piaciuto tantissimo. Nonostante mostri uno shoujo più o meno atipico, perché poi tanto atipico non è, mostra personaggi differenti in cui possiamo trovare in uno shoujo abbastanza divertente e solida come serie, perché appunto divertente, personaggi credibili, situazioni comiche. Sì, io invece vado sempre un pochino per il classico perché le serie romantiche non sono proprio il mio genere, quindi quelle che ho visto e mi sono piaciute per me sono, significa che sono serie o eccellenti o comunque serie veramente meritevoli, come ad esempio Lovely Complex, che a me è piaciuto tantissimo. A proposito, poco fa parlavamo di serie che non riceveranno mai seconde, terze, quarte serie. C'è anche la situazione di Lei che non riceveranno Mai, mai in assoluto. impossibile. Comunque, chi è il più quotato fra le ragazzine col cazzo? Io ne ho una, quella di Michele. Quel tizio di là, come cazzo si chiama? Non mi ricordo. Quello con i capelli bianchi, per Lo intenderci. shot, non mi Lo show, ricordo. minchia, troppo. Lui. Shotting si chiama. Sì, no, sì. Giovanni Shotting. Shooting star. Vabbè. Francesco La Rochelle. Penso che sia francese, sto Sì, Rochelle. Comasciolo. Come ciao. Qual è il tuo pensiero circa la scelta di Rai 4 di puntare su un prodotto come Fairy Tail per rilanciare l'animazione mainstream pomeridiana? Pensi avrebbero potuto usare con altro che il pubblico generalista avrebbe sicuramente apprezzato? Quali sono stati a tuo parere i migliori annunci di questo Lucca Comics? Un po' di domande. Partiamo dalla prima allora, dai. Fairy Tail per rilanciare l'animazione mainstream. Allora, sono dell'idea che comunque la Rai, per in questo momento, stia un po' sperimentando il proprio pubblico, o più o meno le persone che sono all'interno dei propri spazi in cui mette le serie. Quindi, se notiamo un certo miglioramento riguardo al pubblico che riesce ad ottenere, abbastanza share, magari può essere pure che porterà qualche serie. Poi di qualità ovviamente non ne possiamo parlare perché comunque Fairy Tail è una serie quotatissima, vende un sacco, nonostante sia di abbastanza dubbia qualità. Guardatevi la Vi recensione ricordo di. che SNK ha preso più di 1% di share, che è Nonostante tantissimo. l'orario in cui viene È trasmesso. tantissimo. Vedremo, vedremo. Sì, per forza. Secondo me invece è stato un ottimo acquisto quello di Rai 4, molto intelligente. È stato una cosa ben pensata, secondo me. Pensi avrebbero potuto usare altro che il pubblico generalista avrebbe sicuramente apprezzato? Al momento no. Diciamo che non c'è una serie che riesca comunque, perché comunque secondo me le televisioni puntano sempre a serie abbastanza lunghe, in modo tale da riuscire a coprire più spazi possibile. Certo, non gli conviene loro comprare una licenza da 13 giorni, da 13 episodi che poi loro coprono in 13 giorni, per intenderci. Perché vi ricordiamo sempre che la TV è un contenitore che deve essere riempito il più possibile, o comunque non conviene prendere serie, che ne so, di 12, di 24 episodi e poi sono ad un punto morto. L'ideale, quelle da 12, 24, è per lo slot serale, che fai una volta a sera. Una volta a Esatto. settimana, una sera a settimana, prendi e metti questo prodotto, così hai occupato praticamente 3 mesi, 12 slot per intenderci, o 6 mesi che sono 24 slot per intenderci. Altrimenti devono fare come faceva MTV tanto tempo fa, che prendevano dei pacchetti e dovevano comunque riempire queste serate qua con i pacchetti di serie che E prendevano. quindi ne prendevano, che ne so, 4-5 anime e poi li mandavano a giro un po' sempre. Così Esatto. come fu per Bebop, così come fu per Evangelion, così come fu poi per le varie produzioni, che alcune si ripetevano nel tempo. L'ultima domanda, sempre di Rochelle, era: quali sono stati, a tuo parere, i migliori annunci di questo Lucca Comics? Sicuramente One Punch Man.
il manga di Lupin, per esempio, è stato un buon ritorno, perché alla fine la gente dice: ma il manga di Lupin è mai uscito? Uscirà mai? Tanto eccolo qua. Anche secondo me è stato un buon acquisto quello della Star Comics di Boku no Hero Academia, perché Sì. nonostante faccia abbastanza schifo il manga, a mio parere, è sicuramente uno di quei prodotti mainstream che anzi mi domando com'è che Planet se lo sia fatto scappare. Boh, magari la Planet in quel momento l'ha preso. Comunque, sicuramente ci sono stati diciamo, buoni annunci di Lucca Comics, non nel fronte anime però. Nel fronte anime, in questo periodo invece abbiamo avuto la nascita di Netflix, che ha portato nuovi risvolti sulle serie, abbiamo serie nuove. Abbiamo The Seven Deadly Sins che hanno preso e hanno già doppiato, che sicuramente è una buona serie. Non ottima, però una discreta serie da vedere, uno shonen tranquillissimo che potete vedere tranquillamente. Abbiamo Steins Gate, perché magari chi non può seguire Ci dalla Rai sono lo può pure guardare. i film di Madoka per Sì. intenderci, quella Rebellion se Quelli vi sono interessa. inediti, quindi li Ah, potete c'è guardare. Samurai Champloo. Champaloo, un ritorno di Champaloo finalmente in un'edizione buona che possiamo usufruirne tutti. Certo, comunque Netflix è sicuramente una buona piattaforma, non magari per gli anime, perché per gli anime vid è sicuramente superiore, ma se, per Ovviamente. le serie TV sicuro. Continuiamo. Lorenzo Occhipinti, qual è il tuo primo anime, il tuo preferito, quello che odi di più, quello che ti ha fatto entrare nel fandom? Tutti insieme? È tutto insieme, il primo Allora, primo anime. anime sicuramente sarà stato Heidi. Perché quando andavo all'asilo su Rai 2 facevano sempre e c'era Heidi che Kiriakore. tornava. Però io non lo sapevo che era un anime, ma Piccoli sapevo che era un fanno cartone ciao. comunissimo come tutti. Qual Ci fanno ciao. è stato il tuo primo anime? Allora, con la consapevolezza di star guardando una serie ed ero davanti un PC, fu Fullmetal Alchemist. Quello sicuro. Con la non consapevolezza. Magari qualche robottone. Sicuro. Allora, considera che Azinga, mio Rendid. padre comprò quando uscì in Italia, un anno dopo, già le cassette di Evangelion. Quindi avevo 6 anni, tipo, 7 anni. Però ancora prima già li guardavo, quindi a casa sempre si sono guardati i cartoni, perciò non lo L'altro so. qual è? L'altro L'altra è il tuo preferito. qual è? Il mio preferito, ce ne sono tanti, perché dire, oh. Preferito, come genere sicuramente posso andarci, che ne so, commedia, una delle mie commedie preferite è Saga, Abe no Basci, come azione c'è Bebop, come horror c'è Boogie Pop Phantom, come psicologico sicuramente ci saranno Eva e Bakemonogatari, insomma, uno può spaziare. Ovviamente non c'è quello proprio assoluto, assoluto, assoluto. Quello ciao. Questo video è ovviamente sponsorizzato da Croccantella. Croccantella. Vabbè, io neanche ve lo dico qual è il mio preferito, penso che già lo sappiate, che anche quello è Che è quello più Madoka? odiato. È anche quello più odiato, Che è che è Madoka? Bebop. Perché preferite Madoka e l'odiate Hai Bebop, ragione, hai ragione. ovviamente. E quello che ti ha fatto entrare nel fandom, ecco, questa è una bella domanda, secondo Fullmetal me. No, non mi fece entrare nel fandom. Fu il via Fullmetal Alchemist per me. Forse nel fandom c'entrai dopo, molto dopo. Alchemist. E ti mandarono a fandom? Sì, a Fandumo. Forse quando uscì Gurren Lagann entrai nel fandom serio. Perché ricordo che quando uscì fu Gurren Lagann, che era 2009, 2010, così. Da noi arrivò poco dopo. 2009. Considerate che quando uscì Gurren Lagann, io entrai praticamente in un forum di Forum Free, Forum Community precisamente, che era nella top 100 tra gli amministratori, e cominciai, diciamo, più a buttarmi sulle serie un pochino più di nicchia, potenti E ti sei fatto per male? intenderci. Sì, Si guarda come vede. sono io combinato. Quindi
rispetto a quando vedevo anime, considerate questo che nel periodo che va dal 2003 fino al 2009 ho visto praticamente le serie lunghissime. Ho visto Gundam, ho visto, diciamo, quando uscì Bleach, tutte quelle lunghe ho visto, One Piece, Gintama per quando ero, tutte quelle in quel periodo, tutte quelle che erano uscite lunghe le ho viste tutte, per intenderci. Gundam mi occupò quasi un anno per vedere tutte le serie uscite, però. C'è Gundam Z. Allora, io ho incominciato più o meno nel periodo in cui c'era MTV, quindi magari sono un po' di qualche annetto più vecchiotto di Schifuzzo, quindi sono un po' più vecchio, quindi più o meno guardavo quello che capivo su MTV, però non a livelli di chissà che cosa, perché comunque ero sempre un bambino. Ma posso dire che comunque di avere un bel ricordo. Che cazzo è? Scusate, ho bisogno di leggere. Diabolic Lovers. Allora, ragazzi, io devo lanciare un appello a favore di Yamato. Carissima Yamato, io ti voglio bene, hai portato belle serie che mi sono piaciute, come Abenobashi. Che cazzo ha portato il tuo Yamato di bello? Tutti i robot che non mi piacciono. Aspetta, che cosa ha Ah, portato Tokyo Yamato? Magnitude, visto un attimo. Minchia, è veramente difficile trovarle, Ci sto ancora Ah, la sua pensando. serie che ha portato bella. Quindi sta portando una tomba per le lucciole che vedremo stasera, ma nel frattempo è uno stasera, però questa sera già l'avete visto perché noi siamo nel passato. Il mondo è distorto, il tempo è distorto, come direbbe Soler. Allora, carissima Yamato, io ti voglio bene, però no. Capito? No. No. Lo vedi qua? È impazzito. Adesso prende una croccantella, se la sniffa. Non lo so. Siamo il mo. Pa, 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 pa. Ora fanno. Sei su scherzi a parte. Sono buone, sono quelle al ketchup. Non lo so se sto pezzo, però lo mettiamo tutto. Sì, ma questo è bellissimo. Continuiamo a leggere, va. Dura 2 anni Ah, questo. devo leggere io, perché tu non ce l'hai. Allora, capito. Qual è, secondo te, il miglior anime Kyoani? Harui. Il film. Per Forse. Ah, anche me è il il film di film. Harui. Il film di Harui, secondo me, è una delle più belle cose che hanno portato della Kyoani. Anche Euphonium è bello. Sì, lo fanno pure carino. Cosa ne pensate seriamente di Love Live? Ci chiede Luigi Porcelli. Cosa ne pensate di Love Live? Ah, Love Live, commedia Quello carina, senza polsi. sì. Allora, vi consiglio di andare a guardare in pagina i miei montaggi con le canzoni napoletane di Love Live, che riescono a mantenere lo spirito della serie nonostante ci siano le canzoni napoletane. Sì, c'è anche. Ci stanno. Adriano Mottola, che salutiamo, Ciao Mottola. ci chiede perché J-Pop licenzia sempre le nove sbagliate e Welcome to NHK esclusa? Perché i soldi sono soldi. Perché ci tengono a mantenere i propri figli, sapete, non sono come noi che riescono a mangiare solo croccantelle, vivono soltanto di croccantelle. Io vorrei fare un appello alle J-Pop, vi posso offrire un piatto di pasta e quello che volete, ma Un piatto di l'importante pasta alle è alle croccantelle. croccantelle, perché forse so un piatto di croccantelle, perché non abbiamo in questo momento. Quindi In casa è se. vero, non c'è altro se non le croccantelle. È Diabolic Lovers che mi ha fatto con voi. Annunciato Diabolic Questo Lovers. video non continuerà. Continuiamo, va. Non so, ho perso il lume del mouse. Marta Gravina ci domanda:
Ciao Marta. Ciao Marta. Serie TV preferita? Miami, Los Angeles. All'ultima rispondo Los Angeles. È fine la battuta. Io direi New York. La mia serie preferita sicuramente Scrubs. Una delle serie secondo me che è riuscito a farmi ridere, piangere, essere medio, se così, perché sei medio, ridi, piangi, farmi conoscere dei bei personaggi e soprattutto mi ha lasciato veramente qualcosa, che consiglio a tutti di guardare Scrubs, che è proprio una bella... E poi anche Friends. Friends è una delle mie serie preferite. Dottor Who, te ti piace Dottor Who? Per me è Dottor Who la mia preferita. Però ultimamente ce ne sono belle assai, tipo Orange is the New Black. Lo sapevo quello di più. È bella. Lost è una bellissima serie. Peccato per il finale, però Lost meriterebbe veramente come serie se il finale fosse stato un po' più pensato. The Shield è una serie, una delle, secondo me, una delle più belle serie poliziesche che rispondate dagli americani, secondo me, The Shield. Tu l'hai vista? Bravo. A me piace pure Californication. Californication è pure carino. Vabbè. Me ne hanno parlato benissimo. Prossimo. Geminiani ci fa una domanda a cui io non posso rispondere per il lavoro. Vedete One Punch Man come possibile nuova serie doppiata da Init? One Punch Man? Io non posso rispondere, se vuole rispondere lui. Non so, One Punch Man è una delle serie migliori di questi simulcast che sto guardando in questo periodo. Nonostante la gente non abbia capito una minchia di One Punch Man, e nonostante la gente non capisca niente di animazione. Quindi doppio punto, complimenti. Non so come sei riuscito a fare delle cose del genere. Perché non è il problema che sia animato male. Non è animato male, è fatto benissimo. Ma il problema secondo me è che non avete capito lo spirito della serie. One Punch Man non è la storia di lui soltanto che è forte. È la storia di lui che è forte e deve vivere nel mondo ordinario. Quindi è come se quando giocate un RPG e lo incominciate siete già a livello 100. Quindi non ci sono più combattimenti, non c'è più niente. C'è solo quello che succede. Più i nemici forti che vengono, più lui li sconfigge. E non c'è più lo spirito di combattimento. Non c'è più quella fiamma. Non so se vedete in alcuni, cioè per esempio nell'episodio 3 quando combatte con gli uomini sotterranei, che c'è quella fiamma, lui adesso ho trovato il nemico più forte, finalmente ritrovo per poter combattere, poi si sveglia e è diventato un sogno. Rifletteteci bene su questo. Tu ci stai riflettendo? L'hai messo lo specchio? Neanche ti ho sentito. Che avevi le orecchie tappate di croccantelle? Bravo. Cosa ne pensate di Blood Blood Front? Non l'ho letto. Blood Front? Mi sa di Shonen un po'... Non l'ho letto, quindi non lo so. Full Metal Panic, vi è piaciuta come opera? Preferite novel, anime, manga? Perché io Full Metal Panic ho visto solo l'anime e ho letto solo la prima parte della novel. Però mi è piaciuto tantissimo l'anime. È una di quelle serie particolari, tante cose insieme, ci sono gli Hand Slave che sono una cosa stupenda. È un mix, secondo me, un buon mix vincente quello di Full Metal Panic, perché riesce ad avere la parte comedy, riesce ad avere la parte, diciamo, da combattimento. Una bella serie, un mix di tante cose che sicuramente merita e che vi consiglio. Allora ragazzi, con questa penso che sia l'ultima domanda, vi ringraziamo, soprattutto ringraziamo la Yamato per aver preso una delle serie migliori degli ultimi 20 anni, con questo ringraziamo soprattutto le croccantelle che ci hanno mandato questo pacco di croccantelle gratis. Ringraziamo Forno Damiani per averci regalato un po' di croccantelle, ringraziamo di tutto. La NBO vi saluta, mandatemi i vostri video NBO, inchinatevi al cospetto di Berto, arrivederci al prossimo video.